il latte è una miniera di informazioni e quindi noi cerchiamo dal latte di trarre quelle informazioni utili che ci servono per varie finalità, fra cui anche quella di migliorare il bilanciamento delle razioni. Allora, l'urea nel latte è sicuramente l'indicatore nutrizionale più consolidato e che ci dà anche più accurato tra tutti quelli disponibili, che è stato oggetto di una vastissima ricerca un po' in tutte le specie. L'urea è una componente non proteica del latte, della frazione azotata del latte, non è utile alla caseificazione si trova nel latte in quanto si origina nel sangue e dal sangue diffonde direttamente per semplice diffusione alla mammella. Quindi urea nel sangue e urea nel latte sono fortemente correlate, anche se in genere quella del latte è un po' più bassa ed è anche meno variabile, il che è un fatto positivo. L'urea è un indice molto utile per varie ragioni, per stimare il bilanciamento proteico della razione e l'ingestione di proteina da parte degli animali. È un indice molto utile per stimare il bilanciamento proteico della razione, quindi se c'è un eccesso, una carenza di proteine, per stimare anche l'ingestione di proteine, e questo è molto importante soprattutto sugli animali al pascolo, nei quali è molto difficile capire quante proteine vengono mangiate dagli animali. Ci è utile anche per interpretare variazioni e alterazioni del livello produttivo, dell'efficienza riproduttiva e spiega molte patologie nutrizionali. È importante conoscere l'urea nel latte perché si può utilizzare questo parametro per ridurre l'escrezione di azoto nell'ambiente. Infatti, tanto più è alta l'urea nel latte, tanto più è elevato lo spreco di azoto e quindi la liberazione dello stesso tramite le urine. Questo è importante come impatto ambientale generale, perché l'azoto in eccesso va poi nella falda, ma anche come qualità dell'ambiente di stalla, perché l'ammoniaca che si libera dalle urine poi si volatilizza immediatamente in stalla, determinando non solo gli odori tipici, ma anche lo sviluppo di un particolato, e l'ammoniaca stessa, sia particolato e ammoniaca, non sono due sostanze molto gradite al nostro organismo. È importante dire che, come tutti gli indici nutrizionali, l'urea deve essere associato ad altri indicatori nutrizionali. Da solo non spiega tutto, ci dà delle informazioni utili, ma l'interpretazione complessiva della situazione alimentare degli animali va fatta associando a questa una valutazione delle feci, le conoscenze migliori possibili sulla composizione della razione, sulla composizione del latte, degli altri parametri del latte, grasso e proteine, ad esempio, lo stadio fisiologico è molto importante, le condizioni ambientali, temperatura, le condizioni di stress da freddo e stress da caldo. L'urea si forma nel fegato e l'urea di per sé è una sostanza neutra, diciamo così, che non ha effetti negativi sull'organismo, ma l'urea si forma nel fegato per eliminare l'ammoniaca che invece si accumula nell'organismo. L'ammoniaca è un composto tossico anche a basse concentrazioni, altera il pH del sangue, modifica la capacità dell'emoglobina di liberare l'ossigeno nell'organismo. E da dove arriva questa ammoniaca? L'ammoniaca arriva sostanzialmente da due grandi aree di produzione. Una è l'apparato digerente, questa viene chiamata ammoniaca esogena, e quando poi arriva nel fegato si trasforma in urea, quest'urea viene chiamata urea esogena. Quindi l'ammoniaca che si libera nel rumine, anche nel ceco, nel colon soprattutto, sono le sorgenti principali poi di questa urea esogena. È fondamentale ricordare che le proteine, in gran parte, e tutto l'azoto non proteico della dieta sono fermentate nel rumine, convertite in ammoniaca. Questo è un fatto assolutamente positivo, perché l'ammoniaca è essenziale per la vita dei microrganismi e la loro proliferazione. E questo lo dico perché a volte l'ammoniaca viene demonizzata quasi, forse perché ne parliamo spesso in senso negativo, ma l'ammoniaca è essenziale per l'attività della microflora ruminale. Senza l'ammoniaca non esisterebbe i ruminanti. Quindi l'ammoniaca viene usata dai batteri quando hanno anche energia a sufficienza per sintetizzare nuove cellule microbiche e quindi nuove proteine. E quando è in eccesso, una quota di ammoniaca è sempre assorbita dalle pareti ruminali, in particolare quando se ne produce più di quella che i batteri sono in grado di utilizzare. Allora arriva al fegato, viene convertita in urea, che poi è rilasciata in gran parte tramite i reni nelle urine, perché l'ammoniaca appunto è tossica a basse concentrazioni per gli organismi viventi superiori.
Quindi la quantità di ammoniaca in eccesso che viene convertita in urea e quindi di fatto sprecata, anche se una parte poi è riciclata nel rumine, dipende dalla nostra capacità di dare da mangiare ai batteri in maniera appropriata, cioè di consentirgli di sfruttare l'ammoniaca presente al meglio, combinando l'ammoniaca che si sviluppa fonti di energia adeguatamente fermentescibili. C'è da dire che però quando c'è troppa proteina in razione non è possibile trasformare tutta l'ammoniaca o trasformare in maniera efficiente l'ammoniaca in proteine microbiche. C'è un'altra componente poi di urea, che viene chiamata urea endogena, che deriva dall'ammoniaca che si libera nell'utilizzazione di aminoacidi nei processi metabolici, siano aminoacidi digeriti nell'intestino o derivanti dalle proteine di riserva cosiddette dai muscoli che liberano aminoacidi. Questa urea in genere è meno associata a questo tipo di ammoniaca, quindi l'urea è meno associata a problematiche. In genere le problematiche sugli animali derivano più dall'urea esogena e quindi dall'ammoniaca esogena, che oscilla molto di più, anche in tempi molto brevi, a seconda delle condizioni alimentari. Qui possiamo vedere il flusso appunto dell'ammoniaca schematizzato, si produce nel rumine e in tutto l'apparato digerente, viene assorbita dalle pareti dell'apparato digerente, traslocata, seguendo il flusso in bianco nel fegato, dove viene poi trasformata in urea e iniziamo le linee nere, trasformata in urea, va a finire nei reni e viene in parte riciclata tramite le ghiandole salivari direttamente per flusso ematico e contatto diretto con le pareti dell'apparato digerente. Una parte dell'urea che si trova nel sangue finisce nella mammella e noi lo usiamo come indicatore nutrizionale, ma il grosso, se la dieta è molto povera di proteine viene riciclata, quindi rimandata all'apparato digerente. Se invece la dieta è ricca di proteine, viene liberata sotto forma di urine, dentro le urine, scusa, dai reni nelle urine. I fattori alimentari sono quelli che più di tutti fanno variare l'urea nell'ate e nel sangue, però l'urea non dipende solo dalla dieta, dipende anche dalle modalità di prelievo, dallo stadio fisiologico, eventuali condizioni di stress. Ad esempio, il prelievo normalmente è più alto subito dopo i pasti, per cui se si prende nel sangue sarebbe meglio non campionarlo subito dopo i pasti principali. Ci sono differenze tra le due mungiture giornaliere nella concentrazione di urea, per cui l'ideale sarebbe avere il valore medio delle due mungiture. Bisogna tener conto che c'è una forte variabilità tra animali, a parità di razione somministrata, questo dipende dal livello produttivo, ma anche dallo stato sanitario degli animali. E questa variabilità in genere noi la trascuriamo perché misuriamo normalmente l'urea nel latte di massa, ma sarebbe invece utile usarla, studiarla di più e studiare i singoli animali, soprattutto quelli che hanno problemi, ad esempio per patologie nutrizionali. È necessario campionare il più possibile i gruppi omogenei di animali, per cui quando si prende il latte di massa in una stalla, certo. Si prende un latte che ha un'urea, che è un mix di animali all'inizio lattazione, metà animali, metà lattazione e a fine lattazione. Nel caso dei più ruminanti, spesso invece c'è una maggiore sincronizzazione dei parti, dei cicli un po' più paralleli fra gli animali, per cui l'ordine di parto confonde di meno il valore dell'urea. Lo stadio fisiologico è importante, a fine gravidanza inizia la lattazione, l'urea nel sangue e poi quella nel latte sono più elevate. Lo stress in generale aumenta la gluconeogenesi, quindi la formazione di glucosio a partire da proteine, quindi l'urea tende ad aumentare, ad esempio in occasione di trasporto di animali o anche per molte patologie, l'urea tende a aumentare, stress da caldo e così via. Soltanto in alcuni casi l'acido urinale fa aumentare in maniera particolarmente elevata l'urea, perché con l'acido urinale, quindi pH troppo basso a livello urinale, molti microrganismi muoiono e quindi l'uso dell'ammoniaca si riduce e c'è una quantità maggiore di ammoniaca inutilizzata che si trasforma in urea. Abbiamo invece alcune patologie, soprattutto la steatosi epatica, che riducono la funzionalità del fegato. Per cui, anche se c'è molta ammoniaca in circolo a livello urinale, l'urea non è molto alta, rimane bassa, perché il fegato non è in grado di completare la trasformazione da ammoniaca a urea. E questa ovviamente è una
un fatto negativo, quindi dobbiamo usare l'urea anche per valutare alcune categorie di animali particolarmente a rischio. L'urea si analizza con diverse metodologie, adesso non c'è il tempo per entrare nel dettaglio, voglio solo dire che gli stick colorimetrici, quelle striscette che si mettono nel latte, io ne ho testate alcune e non funzionavano per nulla, poi adesso non voglio generalizzare perché sono prodotte da tante aziende diverse, direi che mi fido di più in generale, diciamo che quello che pretendo da chi vende questi prodotti è un po' di documentazione che attesti l'attendibilità del metodo. Molto più spesso noi usiamo i dati dei laboratori latte che sono ottenuti con vettura all'infrarosso e poi ci sono dei metodi di riferimento. L'urea, come la pH-metria differenziale, è un metodo di colorimetrici. L'urea in Europa normalmente si misura sotto forma di milligrammi di urea per decilitro, per cui le fogline del latte che troviamo in Italia, ad esempio, sono espresse con questa unità di misura. Ma gli americani usano molto spesso invece i milligrammi di azoto ureico, cioè di azoto contenuto nell'urea. Chiamiamo milchiuria mu l'urea come molecola e milchiuria nitrogen, quindi azoto presente nell'urea, l'unità di misura che viene più usata negli Stati Uniti. È importante conoscere questa distinzione. Perché poi magari su internet si va a leggere il materiale di origine americana e si possono, o neanche le software di razionamento, spesso si usa la MUN. Quindi quando vedete scritto MUN sappiate che il valore è circa la metà del valore di urea nel latte. Qui ci sono gli indici di conversione esatti, ma l'urea nel latte è normalmente il doppio, un po' più del doppio, dell'azoto ureico, della MUN presente nel latte. L'urea è molto importante perché si è visto è fortemente correlata con la concentrazione di proteine, ma anche con l'ingestione giornaliera di proteina della razione. A sinistra vedete una relazione che abbiamo sviluppato noi diversi anni fa, nel 98, che mette in relazione la proteina della razione con l'urea nel latte e nel sangue di pecore. Vedete che c'è una relazione molto stretta, quindi se io misuro l'urea posso anche stimare in qualche misura la proteina media della razione. E lo stesso è stato osservato nei bovini da latte, e vedendo una relazione molto stretta, quindi più proteina c'è in razione, più gli animali hanno urea elevato. Quindi in generale l'urea alta è spesso associata a valori elevati di proteina nella razione, ma non è l'unico fattore. Quindi i valori elevati di urea, poi vedremo quando sono troppo alti, non vi do i numeri adesso, perché sono diversi a seconda delle specie. Comunque valori elevati possono dipendere da eccesso proteico assoluto, troppa proteina in razione, che è il caso più frequente, oppure abbiamo troppa proteina degradabile, quindi le fonti proteiche sono molto degradabili, erbe giovani, insilati, ricchi di azoto, oppure, e questo capita abbastanza spesso, c'è una carenza di energia a livello ruminale, ad esempio abbiamo poco amido in razione, oppure l'amido fornito sotto forma di granelle che non fermentano abbastanza a livello ruminale, che hanno un escape, saltano il rumine e quindi non forniscono abbastanza energia agli animali, ai batteri per usare l'ammoniaca, che viene poi sprecata. Ricordiamoci che valori elevati possono dipendere anche da situazioni di subacidosi o acidosi ruminale, perché questa diminuisce il numero di batteri presenti nel rumine e quindi riduce l'uso dell'ammoniaca negli animali, a livello ruminale. Quali sono i problemi associati all'eccesso proteico? Oltre al problema di spreco, ci sono anche problemi, diciamo, sanitari degli animali. Si è visto che quando c'è un eccesso proteico, e quindi urea alta, aumenta lo sviluppo di batteri cosiddetti alcalofili, che si sviluppano quando il pH del rumine è alto, che producono tossine, che poi vanno in circolo, stimolano la produzione di istamina, e provocano infiammazione nei tessuti epiteliali periferici. E poi c'è un'azione diretta negativa dell'ammoniaca quando il fegato, quasi sempre fine gravidanza, inizio lattazione, è in steatosi e non riesce a trasformare completamente l'ammoniaca in urea. Possiamo avere problemi a livello mammario, come aumento delle cellule somatiche, diminuzione della produzione di latte e anche della percentuale di grasso. Problemi riproduttivi sono stati spesso associati a un eccesso proteico, sia a livello di problemi postparto, ritenzioni della placenta, ma anche a problemi di fertilità
da parte degli animali. Pare che predisponga anche alle zoppie, nel senso che favorisce poi gli altri fattori che tutti agiscono sullo sviluppo delle zoppie, e aspetto non trascurabile, l'urea ha un costo energetico di produzione molto elevato. Quindi per ogni grammo di azoto che deve essere trasformato da ammoniaca a urea, l'animale spende 12 kcal. Questo vuol dire che se un animale mangia 100 grammi di proteine grezze in eccesso rispetto ai propri fabbisogni, questa sarà sprecata, andrà convertita da ammoniaca in urea, e questo ha un costo energetico pari a quello necessario per fare 180 grammi di latte ovino o 260 grammi di latte bovino o caprino. Quindi l'animale ha la priorità di eliminare l'ammoniaca, che darà priorità a questo piuttosto che alla sintesi del latte. Poi abbiamo già detto inquinamento azotato e peggioramento della qualità dell'aria della stalla. Bisogna tenere presente che quando la razione è troppo ricca di proteina, qui abbiamo la quantità di azoto eliminato a sinistra dagli animali e a destra sull'asse orizzontale l'azoto ingerito in grammi al giorno, a mano a mano che aumenta l'azoto ingerito aumenta soprattutto l'eliminazione via urinaria, mentre aumenta, varia pochissimo la quantità di proteina eliminata in più con le feci, il grosso della proteina non utilizzata dagli animali viene eliminato tramite le urine, che appunto liberano, tipicamente assumono un colore più giallo, un odore più marcato rispetto alle urine degli animali che hanno un'urea più bassa. Quando i valori sono bassi di urea nel sangue e nel latte, da cosa può dipendere? Anche qui quasi sempre una carenza di proteine, ma può anche capitare, è molto raro direi, che il problema sia la bassa degradabilità delle proteine. Bisognerebbe usare molti alimenti ricchi di proteine schiette, questo è abbastanza raro che succeda. È più probabile invece che ci sia una funzionalità ridotta del fegato, che quindi non riesce a trasformare tutta l'ammoniaca in urea, però questo non vuol dire che ci sia, e questo andrebbe chiarito sempre, perché potrebbe esserci troppa ammoniaca in circolo, troppa proteina nella razione, ma l'urea non aumenta molto. Questi sono casi che poi vanno indagati anche tramite altri tipi di valutazione. Perché è importante che l'urea non sia troppo bassa? Semplicemente perché i batteri hanno bisogno di urea. Quindi se i batteri non hanno abbastanza di ammoniaca, i batteri non hanno abbastanza ammoniaca, i processi digestivi sono penalizzati, diminuisce la digeribilità, diminuisce l'ingestione, si producono meno proteine batteriche e di conseguenza diminuisce la produzione di latte, peggiora anche la qualità casearia del latte, aumenta l'infertilità, come l'eccesso anche la carenza di proteine possono essere causa di infertilità, e si riducono anche le difese immunitarie degli animali. È da tenere presente che la carenza è un problema molto non facile da affrontare, nel senso che noi abbiamo la tendenza per risparmiare, per evitare inquinamento, a ridurre la proteina della razione. Allo stesso tempo dobbiamo stare attenti a non andare a usare dei livelli proteici troppo bassi, perché l'ammoniaca deve arrivare a concentrazioni minime di 3-5 mg 100 ml di liquido urinale affinché i batteri possano massimizzare la loro attività. E siccome c'è una variazione giornaliera di questa ammoniaca a livello urinale che dipende dal numero di pasti, se la proteina della dieta è troppo bassa c'è il rischio che per molte ore al giorno gli animali abbiano un liquido urinale con una carenza di ammoniaca rispetto alle necessità dei batteri. Quindi è importante ridurre l'urea, ma è importante non esagerare e quindi avere poi problemi. Quali sono i valori di urea nel latte? Vi faccio vedere qui le evoluzioni dell'urea del latte in Sardegna, frutto delle analisi del laboratorio regionale della ex associazione allevatori, che dal 1° di gennaio ha cambiato proprietà e anche denominazione. Comunque queste serie storiche ci fanno vedere che soprattutto di migliaia di analisi o centinaia di migliaia di analisi del livello del latte ci fanno vedere come nei bovini l'urea negli anni sia scesa e si sia praticamente stabilizzata su valori che in Sardegna sono intorno ai 22-23 mg per decilitro. Tenete presente che la Sardegna ha allevamenti bovini molto produttivi, fra i più produttivi d'Italia, non sono tanti, ma quelli che ci sono molto produttivi, per cui questi valori sono indicativi di vacche da latte
con elevati livelli produttivi. Per quanto riguarda gli ovini, siamo partiti nel 95 con valori altissimi in media, poi progressivamente questi valori sono diminuiti, sino a oscillare tra 30 e 35 a seconda della stagione e quindi della disponibilità di erba verde, che ovviamente fa aumentare l'urea. Questo calo è molto forte, potete vederlo anche graficamente. Nei caprini è successo un fenomeno particolare, è diminuita l'urea per diversi anni, le misurazioni qui partono dal 2004, e poi c'è stata in Sardegna una forte introduzione di razze specializzate da latte. Prima le nostre capre erano prevalentemente allevate in sistemi estensivi, erano capre rustiche o incroci di capre rustiche con altre razze, e sono entrate massicciamente invece in Sardegna le Saanen, le Musiano Granadine, le Camosciate. E questo ha portato a una risalita dell'urea nel latte, di cui parleremo poi. Le variazioni ci sono anche a livello stagionale, mentre quelle dei bovini sono molto limitate e dipendono soprattutto da un aumento del periodo estivo, quelle dei caprini sono ormai, questo è l'anno 2016, sempre in Sardegna, sono ormai molto stabili, salvo un picco di urea che si manifesta quando iniziano i parti autunnali delle capre. Quella delle pecore, invece, l'urea delle pecore è fortemente condizionata dalla composizione e dalla disponibilità di erba. Vedete che è molto più alta quando a fine inverno, inizio primavera, diminuisce fortemente in estate e poi risale in autunno con lo svilupparsi e la ricrescita dell'erba. Quindi capre e vacche sono valori che riflettono il fatto che grosso gli animali sono ormai allevati in stalla, quelli delle pecore invece riflettono l'andamento del pascolo. Vediamo i valori dei bovini, dati un po' vecchi, ma sempre bene o male abbastanza vicini all'ottimale, ci indicavano negli anni 90 che il valore di variazione ottimale doveva essere tra 18 e 30 mg per decilitro di urea. Valori superiori comportavano eccessi proteici o addirittura rischi di patologie da eccesso di azoto. E lo stesso per valori inferiori, 12-18 carenza, rischio di carenza di azoto e sotto 12 carenza certa. I valori più recenti di animali ormai che sono dal 90 a oggi estremamente hanno aumentato di molto le loro produzioni, ci portano a un valore ottimale medio intorno a 23 e un'oscillazione fra 17 e 21 nella zona di minimo, a 26 nella zona del massimo, al di sopra del quale non vuol dire che quegli animali abbiano delle patologie, ma certamente sprecano azoto. Ho riportato qui una tabella un po' più recente del 2016 che fa una sorta di sintesi delle informazioni conosciute per mettere in evidenza un aspetto, che il valore di urea nel latte non è, diciamo, il valore ottimale può cambiare a seconda della tipologia di animali e dei livelli produttivi. Ad esempio, in questa tabella che è stata fatta dalla Pennsylvania State University, che ho sintetizzato qui, vediamo che i valori inferiori a 17 mg per decilitro sono considerati comunque abbastanza buoni se gli animali sono molto produttivi e se la razione è formulata apposta per ridurre al massimo il livello proteico. Però, per essere formulato in questo modo, queste sono razioni borderline, è molto facile andare in carenza proteica. Per fare razioni di questo tipo è necessario usare software di alimentazione moderni, fare molte analisi degli alimenti, bilanciare molto bene proteine e carboidrati, possibilmente avere molti gruppi aziendali, le vacche fresche, le vacche, se parliamo, le primipare separate e così via. Altrimenti, con valori così bassi, è molto facile. È molto probabile che si vada in carenza proteica almeno su parte degli animali. Poi abbiamo un range da 17 a 21, e anche qui a seconda in questa tabella è riportato che il valore potrebbe essere un po' basso oppure potrebbe andare bene. Quando gli animali hanno bassi livelli produttivi, relativamente bassi livelli produttivi, sotto 32 kg al giorno, e quando noi facciamo una razione senza avere tutte le condizioni che ci consentono di tarare la razione in maniera molto dettagliata, questo è un valore tendenzialmente basso, perché è possibile che una parte degli animali sia in carenza proteica. Se invece parliamo di animali più produttivi, che quindi consumano più proteine con la sintesi, con le loro sintesi, e razioni bilanciate in maniera
maniacalmente ottimale, possiamo dire che questo è un range che va ancora bene. Sopra 26, da 26 a 30 siamo in una zona già un po' troppo alta, soprattutto se gli animali sono meno produttivi, se queste razioni sono formulate per avere un livello proteico più basso. E sopra 30 abbiamo sicuramente dei valori troppo alti. Quindi, adesso, al di là del numero esatto che ho riportato, è importante capire che il valore non è necessariamente sempre ottimale, sempre basso, sempre troppo alto. Dipende dai livelli produttivi e dalla capacità dell'azienda di bilanciare le razioni. Questa è l'evoluzione della proteina del latte. In Sardegna, come vedete, ci siamo ormai negli ultimi 10-15 anni più o meno stabilizzati su un valore intorno ai 23 mg per decilitro, con variazioni annuali che dipendono probabilmente più dallo stress termico che da altri fattori. E infatti lo stress termico incide molto. Questi sono dati della zona di Arborea, dove abbiamo gran parte, la maggioranza dei bovini da latte, su vacche da 32 kg di latte all'anno. Possiamo vedere che la proteina del latte in estate scende molto e aumenta contemporaneamente l'urea del latte. Quindi bisogna tenere presente che ci sono ci possono essere oscillazioni abbastanza marcate. È interessante notare che i livelli di urea che abbiamo in Sardegna sono, utilizzando le equazioni che esistono per stimare la proteina della razione sulla base dell'urea nel latte, ci indicano che le razioni medie dei bovini delle vacche in lattazione sono al 15% di proteina, che è un valore direi abbastanza basso, proteina rispetto alla sostanza secca. C'è comunque una forte variabilità tra le aziende. Questa è la distribuzione dell'urea nel latte tra le aziende. Vedete che abbiamo comunque aziende che hanno valori piuttosto bassi, mediamente, e aziende che hanno ancora valori piuttosto elevati. Se invece di considerare la media annuale, consideriamo la media mensile, abbiamo osservato, in collaborazione con il dottor Azzori, che sono state fatte queste cose, che il 25% delle aziende ha urea dei mesi, abbiamo urea inferiore a 20 mg, e nel 20% dei mesi sopra 26, quindi soltanto 55% dei mesi hanno avevano valori di urea nel range ottimale. Quindi c'è ancora da lavorare. Abbiamo anche visto che c'è una relazione debole, ma comunque abbastanza interessante, fra urea e produzione di latte. A sinistra, scusate, sono i chili di latte prodotti, con il picco di produzione che si ha sempre quando l'urea nel latte è intorno a 23 mg per decilitro. Per quanto riguarda gli ovini, le variazioni che vi ho fatto vedere prima sono state molto forti, sono diminuite fortemente i valori di urea nel latte. Quanto tempo ho ancora? Sto parlando troppo, vero? Direi di avviarci alla conclusione in qualche minuto, se riesce. Va bene, allora faccio una breve sintesi dei valori di urea nelle pecore. Questi dovrebbero oscillare tra 30 e 44-45 mg per decilitro. Sopra i 45 ci sono problemi di efficienza riproduttiva, e sotto i 25 molto probabili ci sono carenze di proteine. Con delle ricerche un po' più recenti, insieme ai colleghi di Agris, abbiamo visto che nelle pecore l'eccesso proteico dovrebbe iniziare mediamente intorno ai 33 mg per decilitro di urea. Valori più alti comportano uno spreco progressivo di azoto, ed abbiamo sviluppato, pubblicato di recente, una tabella che mette in relazione la proteina della razione con l'energia della razione, che ha un forte influenza in maniera forte l'urea nel latte. Quindi le mette in relazione, e abbiamo definito dei valori minimi che dovrebbero essere intorno a 30-32 mg per decilitro, qualunque sia l'energia, la proteina della razione, dei valori massimi che non dovrebbero superare 45-50, che comunque sono normalmente. Quindi vedete che a parità di proteina della razione, l'urea scende all'aumentare della concentrazione energetica, perché l'energia consente di sfruttare al meglio le proteine.
c'è comunque una fortissima variabilità individuale, anche se i grafici annuali possono far pensare una variabilità aziendale, che ci si possa dire siamo arrivati alla perfezione, non è così, perché i valori medi sono spesso la somma di valori troppo alti e valori troppo bassi. Questo è descritto nell'analisi di 146 aziende del comune di Dorgali, che è un comune costiero della Sardegna, con i dati riportati da dicembre sino a settembre. E vedete che c'è una forte variabilità mese per mese, da un mese all'altro, ma anche entro mese ogni punto rappresenta un'azienda, il valore medio di un'azienda. Quindi la media a volte inganna, questo vale anche per le altre specie. Abbiamo anche, siccome c'è una fortissima relazione fra urea nel latte e quantità di azoto eliminato nelle urine in tutte le specie, se conosciamo l'urea nel latte possiamo anche stimare la quantità di azoto sprecato. Questo l'abbiamo fatto in Sardegna confrontando i dati del 95 con quelli del 2014. Come vedete l'urea nel latte è scesa moltissimo per azione dell'assistenza tecnica, pubblica e privata, e per azione della ricerca, di tutti gli attori del sistema produttivo, degli allevatori in primis ovviamente. Questo calo dell'urea ha corrisposto certamente a condizioni molto migliori di rilanciamento della razione, ed ha corrisposto, abbiamo stimato, anche a una riduzione dal 95 al 2014 di 93.000 tonnellate all'anno di consumo di proteine. Cioè questa diversa a livello medio dell'urea, tenendo conto che abbiamo 3 milioni di pecore, ci porta a stimare che noi risparmiamo circa 90.000 tonnellate se tornassimo in sostanza al valore del 95, avremmo un consumo maggiore di 90.000 tonnellate all'anno di proteina con un evidente spreco azotato. È da ricordare che l'urea non va usata da sola, va usata con altri indici nutrizionali. Uno molto efficace è quello di valutare le feci, anche perché le feci si possono facilmente valutare animale su animale, animale per animale. L'urea spesso è un valore di massa. Qui abbiamo casi di eccesso proteico con urea alta e feci molto liquide, casi di carenza di proteine con feci molto dure. Due cose molto veloci sulle capre. Le capre dovrebbero avere, secondo i dati di Rapetti, confermati anche da altre ricerche successive, iniziare a sprecare proteina quando l'urea è sopra i 23 mg per decilitro, o secondo dati francesi, che includono però dei margini di sicurezza, i valori ottimali dovrebbero essere intorno a 28-30 mg. Nella realtà, un'indagine fatta proprio da Rapetti in Lombardia mostra che quasi il 60% delle aziende hanno valori più alti di questa soglia. Vanno da 40 a 50 mg di urea nel latte, queste sono razze specializzate del latte, sino ad arrivare a 60-70. Questo è vero anche in Sardegna, dove, come vedete, i valori di urea nel latte sono ormai stabilizzati come media regionale intorno a 35, ma la media, ricordiamoci, questa è una media che comunque tiene conto anche del fatto che abbiamo un po' di capre rustiche ancora e quindi meno produttive. In sostanza, sulle capre probabilmente bisogna lavorare di più per ottimizzare le razioni, perché mediamente i livelli di urea nel latte sono troppo alti rispetto a quelli suggeriti per la razza. Possiamo vedere che in Sardegna ci sono forti differenze anche fra le province, dove abbiamo più capre da latte specializzate, sane e monsiane, abbiamo valori di urea nel latte sempre più alti rispetto alle province in cui sono allevate ancora le capre rustiche. Una piccola specificazione: se le capre utilizzano macchia mediterranea, l'urea nel latte è un indice poco attendibile, perché va a interagire con i tannini della macchia mediterranea e non risponde più come indicatore nutrizionale. Concludendo, l'urea nel latte è un indice certamente molto sensibile e utile, può essere utile per bilanciare le razioni, ridurre lo spreco di proteine, è particolarmente utile con animali al pascolo, normalmente misurato su latte di massa. Sarebbe invece forse ora di cominciare a usarlo di più per individuare specifici problemi nelle categorie più a rischio dell'allevamento, e va comunque combinata con altri indici nutrizionali al fine di aiutarci a comprendere cosa succede agli animali in termini nutrizionali.